Paolo Spalla nasce a Valenza nel 1935. Come tanti suoi contemporanei e amici diventa orafo. Questo era un po' il destino della sua generazione e di molte altre generazioni prima di lui e dopo di lui nate a Valenza, cresciute a Valenza e radicate a Valenza. Spalla, per cercare la sua strada che lo differenzi dagli altri, decide di abbinare il sasso all'oro. Questo è uno dei motivi per cui il sasso gli diventa compagno. Sarà un amico fedele il sasso per Spalla e scandirà i suoi passaggi di poetica. Quindi ogni qualvolta Spalla sentirà l'esigenza di reinterpretare la sua contemporaneità, sempre riprenderà nelle mani il sasso. Ed è molto importante la forza che si trae da una idea, da un'unicità legata al territorio, legata al luogo. La poetica di Spalla ha questa forza, la forma di Spalla ha questa forza. Molto spesso gli artisti, gli scultori che si sono dilettati nella progettazione, nell'esecuzione di gioielli nel corso del XX secolo hanno tenuto comunque distanti due linguaggi, spesso uno più riuscito dell'altro, o viceversa orafi che hanno tentato la strada della scultura, cioè della grande dimensione, e hanno cristallizzato, diciamo, queste forme per certi aspetti poco riuscite. Spalla invece è riuscito a unire questi due linguaggi, quindi a colmare quel vuoto che tradizionalmente c'è, e in qualche modo rendendo più umile la scultura e più autonomo il gioiello. C'è però un altro aspetto, che è la capacità di manipolare i materiali. Ci sono alcuni simili concetti che sono il frutto di una difficoltà quasi insuperabile. E da questo punto di vista la sua scommessa è stata vinta, cioè quella di riuscire a plasmare la materia, a vincere la materia, a imprimere la materia e a sfidare la tecnologia, cioè nel senso di non avvalersi della tecnologia, ma alla fine di arrivare a un prodotto esclusivamente frutto delle sue capacità manuali, che compete con la perfezione tecnologica.